meraviglioso. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto. Ti hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. La mia vita cambierà, perché credo ancora nella verità. Infinite solitudini a tenermi compagnia. Anzitutto desidero ringraziare i dirigenti del Movimento per la Vita Italiano, in primo luogo l'avvocato onorevole Carlo Casini, amico di vecchia data, per questo invito. È stato così insistente e convincente che mi ha spinto a iniziare stasera a riprendere la parola in pubblico dopo 2 mesi di silenzio successivi all'infarto che mi ha messo a tappeto. Saluto tutti voi e dico che ho guardato sempre con ammirazione sia il Movimento per la Vita sia il lavoro dei centri di aiuto alla vita che qui sono rappresentati. Per questo immenso lavoro fatto sia sul piano attivo di contributo effettivo, di aiuto sostanziale, decisivo, sia sul piano culturale. Un pregio, da quando mi capitò di essere chiamato al Dicastero Pontificio Consiglio della Famiglia, esaminando la topografia e anche la fisionomia dei vari movimenti per la vita che si esprimevano nel mondo con maggiore o minore calore, con maggiore o minore spessore, abbiamo sempre guardato con ammirazione l'equilibrio, la fedeltà, l'impegno costante, il dialogo ravvicinato con il Magistero tenuto dal Movimento per la Vita Italiano. Per questo sono contento di essere tra voi e sono stato sempre a fianco del vostro lavoro, anche quando non potevo essere fisicamente presente. E Carlo Casini mi ha chiesto di tenere una lezione magistrale. In realtà, io pensando nella mia mente, ho preferito trattare più o meno magistralmente, giudicherete voi, una cosa che mi sta molto a cuore,
cioè il ruolo della pastorale della Chiesa a sostegno della vita. Nella vita se ne sta interessando e se ne deve interessare il diritto, la politica, la cultura, se ne interessano i partiti, perché è il valore fondamentale, l'essere umano, l'uomo, la persona, il componente essenziale della società. Quindi da più parti ci si interessa della vita. Però io credo che la pastorale della vita abbia un suo spazio, che cioè la Chiesa nella sua vita pastorale, quella ordinaria di tutto l'anno e di tutti gli anni, quella che comprende l'evangelizzazione, i sacramenti, i servizi molteplici all'uomo, di carattere salvifico e soprannaturale, in questa parola, la vita pastorale, che non riguarda solo i pastori, papa e vescovi, ma comprende, dopo il concilio deve essere chiaro a tutti, anche il laicato, il popolo di Dio, tutto quanto, deve essere popolo della vita, deve essere portatore principale di una pastorale della vita. Io credo che, se, detta così, proprio chiara chiara, se la Chiesa non ci mette tutta se stessa, questa battaglia non si vince. Per vincerla occorre che anzitutto la vita pastorale della Chiesa prenda questo valore, la vita umana, i suoi diritti fondamentali, lo metta al centro delle sue cure. E di questa convinzione vorrei dare le ragioni. La prima ragione è che all'interno della pastorale stessa della Chiesa, quella che si passa attraverso la predicazione, la confessione, l'azione quotidiana, l'azione educativa, eccetera, ci sono divergenze, ci sono lentezze, ci sono silenzi, ci sono insufficienze, c'è mancanza di chiarezza. Questo non è sempre colpevole, perché i sacerdoti che hanno la mia età, io stesso quando ero nei banchi di seminario, questi problemi non si trattavano. Siamo arrivati a esercitare il ministero senza essere preparati a tutto quello che è avvenuto in questi ultimi 50 anni. E naturalmente si è sviluppata poi quella che il professor Anderson, che è uno dei membri dell'Accademia per la Vita e dei leader di un grande movimento, i Cavalieri di Colombo, ha chiamato la sindrome del Vietnam, e si è sviluppata nella Chiesa. Cioè, in mezzo agli americani, dopo le sconfitte, le batoste avute nel Vietnam, nessuno voleva sentire più parlare di guerra. L'hanno fatto lo stesso, ci sono andati lo stesso, ma in molta gente c'è questa ripugnanza, ecco, giustamente, a parlare di guerra dopo che le guerre sono state perse. Così in campo cattolico, in campo ecclesiale, dico meglio, e in campo pastorale, si stenta a prendere posizione, parole, e dare direttive, buttarsi, perché c'è stata la batosta del divorzio, c'è stata la batosta del referendum sull'aborto, per fortuna che ci siamo un pochetto ripresi con la legge 40, anche se è una legge che, come sapete, non è che ha soddisfatto l'insieme della dottrina della Chiesa, però ha parato una valanga che poteva sommergere immensamente di più, se riusciamo a tenerla. Comunque, questi referendum hanno creato paura, e quindi una specie di... c'è stato prima, dopo l'Umane Vitae, il periodo del dissenso.
Quello che ha detto Paolo VI nel Romane Vitae ha creato il dissenso ecclesiale in Europa, nella Chiesa, una divisione interna della Chiesa stessa. E poi c'è stato il silenzio. Tra dissenso, silenzio e insufficienza di conoscenze, la Chiesa, nella sua vita pastorale di tutti i giorni, dal primo della domenica di Avvento fino alla 33esima del tempo ordinario che stiamo vivendo adesso, la presenza della pastorale della vita è insufficiente, non sempre omogenea e non vincente. E se non si raggiunge questo traguardo di avere una pastorale della vita all'interno della pastorale della Chiesa tutta e di tutta la pastorale, è difficile che anche sul piano politico-sociale si riesca a venire a capo sostanzialmente di qualche cosa. Quindi quando ho finito i compiti all'Accademia per la Vita e il Papa mi ha chiesto adesso però continua a fare qualche cosa, gli ho detto sì, vorrei interessarmi della pastorale della vita. Mi hanno dato anche subito un insegnamento al Laterano, un insegnamento di quelli che si danno così, diciamo, alla gente già pensionata, 25 ore all'anno, ma per poter mettere il chiodo, come si dice, mettere il problema. Esiste una pastorale per la vita? Come deve essere questa pastorale della vita? Che cosa vuol dire la pastorale della vita? È legittimo che la Chiesa sviluppi in sé e nella sua pastorale un impegno prioritario per la vita, sì o no? O dobbiamo interessarci di altro cercando di scansare questo? Perché scotta. Allora, sono convinto che, primo, c'è necessità per evitare dissonanze, divergenze e insufficienze dottrinali anche. Nel popolo di Dio, dico, non nel Magistero Alto. Il Magistero Alto è chiarificante, è continuo, è stato continuo, da Paolo VI in poi soprattutto è stato quasi conseguente a ogni problema, c'è stata una risposta, ma nel popolino, nell'amministrazione, nella pastorale del quotidiano, ecco, qui occorre una unità, una pianificazione e occorre un impegno che deve crescere molto all'interno della pastorale stessa, fino a che la pastorale tutta diventi pastorale della vita. Perché che altro è la pastorale? È l'incontro della vita divina con la vita umana. È l'accettazione, l'accoglienza del dono della vita divina nella vita umana. Questo fa la pastorale della Chiesa, ministri e laici, realizzando il disegno della presenza della vita divina in ciascuno di noi e salvando tutto l'uomo nel dono tutto che Dio, nella persona di Cristo, ha fatto di sé. Allora, questa leva, che è umano-divina, che è onnipotente perciò, noi dobbiamo azionarla e farla suonare, risuonare, in consonanza nelle piccole parrocchie, nelle cattedrali, così come suona chiaramente nei documenti ufficiali. E la Chiesa ha il dovere, il mandato di prendersi cura della vita umana per ragioni teologiche forti, perché l'uomo è immagine di Dio, pensato, ciascun uomo pensato da tutta l'eternità, dal Padre, pensato nel Figlio che è il suo pensiero, amato dello Spirito Santo, e immagine vivente di Dio stesso. Immagine voluta guardando al figlio suo fatto uomo, che è l'immagine perfetta. Figli nel figlio, tutti. Cristo che ha dato tutta la sua vita, si è incarnato, ha dato
la sua vita, è risorto, ha dato il dono dello Spirito, per che cosa? Se non per salvare l'uomo, tutto l'uomo e tutta la vita umana, e assicurare la vita per sempre, che è quella eterna. Ecco, creare questa coscienza quindi della vita, quella per cui Dio l'ha creata, quella per cui Cristo l'ha redenta, questo per cui esiste la vita eterna, tutto questo deve passare nella sua ricchezza, ecco, dai bambini del primo catechismo fin su, fino a quando si celebra il matrimonio e così via discorrendo, sapendo che è l'amore di Cristo che passa attraverso lo sposo per la sposa e attraverso la sposa per lo sposo, e Cristo che è colui che immette se stesso con tutte le sue forze di amore per la salvezza e il consolidamento, l'unità della famiglia. Ci deve essere questa ricchezza di verità che della Chiesa vibri all'unanimità. Parlando oggi con un cardinale che viene dagli Stati Uniti, mi hanno fatto capire, mi hanno dato una riprova di questo fatto. Loro da 10 anni circa, episcopato statunitense, si è messo in mente di fare a tappeto un'educazione continua per recuperare l'unità delle coscienze attorno a questo punto. Ora sono al punto che statisticamente gli americani e statunitensi in maggioranza sono a favore della vita, sono contro l'aborto, per cui sono in grado di condizionare anche i presidenti più capricciosi e meno fermi su questo punto, di cui forse quello che hanno adesso è un esemplare molto capace, ma molto fragile nei confronti dei diritti della vita. E l'Episcopato va avanti con questa strategia di un'educazione profonda e teologica e catechistica e pastorale per recuperare il consenso nelle coscienze, perché la vita anzitutto sia rispettata, valorizzata nelle coscienze dei cristiani. Questa è la testimonianza preliminare, secondo me, per la vittoria del diritto alla vita, per la salvezza da questi disastri che ci sono e che ci abbiamo anche in Italia, con leggi che non soddisfano molte volte in nessuna maniera le esigenze fondamentali del diritto alla vita. Ma ho ricevuto, riflettendo su questo punto, quindi non c'è solo il bisogno di unità e, diciamo, il dovere della Chiesa per il suo mandato teologico e pastorale, ma mi sembra che è venuta una conferma di questa pastorale della vita da un'enciclica. Enciclica Evangelium Vitae è un'enciclica pastorale. Ci sono anche verità filosofiche, teologiche dentro, ma l'impianto è pastorale. La stessa struttura, esame della situazione, contenuto teologico, contenuto morale, parte pratica, la quarta parte, è tutta una scrittura per la pastorale. Il Papa l'ha detto, che si riprometteva da quel programma una presa di coscienza tale da cambiare la società mondiale in favore della vita, così come la Rerum Novarum a suo tempo ha cambiato la coscienza della Chiesa in favore della classe operaia. Questo, purtroppo, anche dopo la pubblicazione dell'Evangelium Vitae 1995, non ci siamo ancora, o addirittura la situazione in certi continenti è peggiorata. Allora chi deve prendere in mano questo documento? È un documento fatto, c'è la descrizione della situazione, c'è il contenuto biblico, c'è il contenuto morale, c'è la parte applicativa su 3 linee: evangelizzazione,
celebrazione, quindi la liturgia, e servizi, e nei servizi ci sono compresi un elenco di 14-15 tipologie di servizi che si possono avere. A chi è stato scritto tutto questo? Anzitutto alla comunità cristiana, vescovi, sacerdoti e uomini di buona volontà che vi consentono. È un documento pastorale, è fatto per essere applicato. Quindi se dico che c'è da attendersi una pastorale della vita o un rinnovamento della pastorale che prenda in consegna la vita in maniera più seria, più compiuta, comprendendovi quindi anche la parte, diciamo, corporea, quindi il corpo fa parte, è fondamento della presenza dell'uomo nella storia. Senza la vita corporea non esiste, non si entra nella storia, non si entra nemmeno in paradiso. Prima si passa dentro un corpo, il corpo è sostanzialmente parte sostanziale della persona, non è un qualcosa di apparente, di trascurabile, è l'immagine, è la manifestazione e nascondimento dell'io, ma con l'io fa un tutt'uno, c'è una sola persona in anima e corpo, e allora questa corporità, l'affettività, la sessualità, il matrimonio, il dolore, la sofferenza, la malattia, la morte, se tutti scritti nel nostro corpo, il lavoro, ma coinvolge tutta la persona, coinvolge alla fine tutta la società. Senza una pastorale globale sulla vita umana non si fa pastorale in definitiva. Lo spiritualismo non risolve da solo, ecco, le idee, le cognizioni, l'erudizione, l'insieme. Anche il demonio conosce la Bibbia da capo a fondo. Ma noi dobbiamo portare la parola di Dio a incarnarsi, e la vita di Cristo vivente nella Chiesa, essere presente, riconosciuta in ogni creatura umana, rispettata, perché è parte dell'incarnazione, della storia dell'incarnazione, e vedere in ogni cittadino di questa terra un chiamato alla cittadinanza del cielo. Questa parola forte, questa concezione forte, questa concezione globale che guida, rasserena, approfondisce tutta la nostra personalità, è un'opera educativa assegnata alla Chiesa in primo luogo. Se non viene di qui una parola consonante, continua, bella, propositiva, che è accompagnata dalle opere, testimoniata dalla premura di ogni giorno, come si può pretendere che la politica, la società, la legge, eccetera, risolvano questo problema? È importante la legge, certamente, lo diciamo, è importante, soprattutto è capace di fare un sacco di danni quando è fatta male. È importante l'opera, l'economia, e ne sappiamo qualcosa in questi tempi, ma anzitutto è importante la coscienza che sia chiara in ogni essere vivente, capace di intendere e di volere, chiamato alla fede, nella Chiesa soprattutto. La Chiesa deve dare la prima testimonianza di un impegno per la vita. Ma a questo punto, dopo questa giustificazione che mi ha portato così a sviluppare questo tema e che lo continuerò a batterci sopra, sperando di avere una consonanza sempre più vasta, che cosa si intende per pastorale? Vorrei approfondire un po', mi avete detto che devo fare una lezione, e allora diamo una piccola lezione. La pastorale, se andate in una facoltà teologica, anche quelle romane, e chiedete la facoltà di pastorale, i corsi di pastorale, è sentito un po' come una cosa, diciamo, un po' marginale, diciamo. Prima c'è la Sacra Scrittura, la dommatica, c'è la morale, sono le materie grosse. E anche nelle biblioteche c'è un angolino per la pastorale, si fa fatica a trovare le riviste specializzate,
studi seri, manuali fondativi, sistematici, eccetera. La pastorale è un po' relegata, ecco, difficilmente uno parte da una diocesi e dice vado a studiare a Roma, cosa fai pastorale? Ma quasi mai sentito, vanno diritto, sono tutte materie importanti, ma la pastorale è un po' marginale. La pastorale invece nei fatti, teologicamente, che cos'è? Prendo una definizione che è di un autore riconosciuto, Cardaropoli. La pastorale è azione, è la mediazione dell'azione salvifica di Cristo. È la Chiesa che fa da tramite perché Cristo, risorto e vivo nella Chiesa, possa compiere ed esprimere la sua azione salvifica. È Cristo che salva. È Lui che è presente nella Chiesa. È Lui che fa la Chiesa, la costruisce e fa la salvezza del mondo intero anche tramite la Chiesa e mandando lo Spirito Santo continuamente a chiamare anche i lontani e a mandare anche l'annuncio missionario. È Cristo la fonte. Il Padre ha dato tutto se stesso attraverso la vita di Gesù e Cristo, una volta che ha offerto la sua vita ed è risorto, vive. Vive nella Chiesa, agisce nella Chiesa, l'azione battesimale è sua, il perdono dei peccati è suo, che la parola che si predica abbia risonanza salvifica è opera sua e dello Spirito che egli manda, perché è Cristo la centrale della pastorale. Ma ha bisogno della mediazione. La mediazione salvifica attualmente, giorno per giorno, nella Chiesa, in tutti i posti, è la pastorale. Quindi è una cosa grande. Dentro la pastorale c'entra la Sacra Scrittura, c'entra la dommatica, c'entra la morale, c'entra la vita sacramentale, c'entra l'Eucaristia, c'entra il sacramento della penitenza, c'entra il tutto. Se manca una pastorale vera, profonda e attiva, se ne va a far friggere tutto il resto che abbiamo imparato da qualsiasi materia teologica che abbiamo potuto studiare enciclopedicamente. La pastorale è una cosa ammirevole. Io vorrei essere capace di innamorare i preti, prima di tutto, e i giovani al momento in cui scocca la salvezza. È un fatto personale, passa attraverso un uomo di chiesa, una donna di chiesa, un genitore, un fratello, un amico, passa Cristo, c'è il momento della preghiera, c'è il momento sacramentale che è nel centro, c'è tutta la predicazione, ma è azione umano-divina che si svolge attualmente tramite l'azione della Chiesa. Allora è una cosa grande, grandiosa, entusiasmante. Io non so se tutto quello che viene fatto nelle parrocchie parte da questo entusiasmo di essere mediatori di Cristo nelle singole persone, nelle famiglie, nelle singole situazioni. Molte cose che sono fatte per genialità, per intraprendenza, per ricorrere a qualsiasi mezzo. Ho fatto un'inchiesta in certe zone dell'Alta Italia sui oratori, perché oggi si riparla degli oratori ed è una cosa seria, perché sapete che dopo la prima comunione se ne va un 10% anche a Roma di ragazzi e dopo la cresima quasi tutti e si perde la continuità della fede se si fa così. Allora dove c'è l'oratorio? Però hanno visto che dall'oratorio molte volte la fisionomia che esce del giovane è quella di un campione sportivo più che altro, e allora trovano quello che è la fede della Chiesa dentro o manca qualcosa? C'è l'incontro della vita divina con quella umana e da farla quindi gioire e rendere cosciente e entusiasmare alla santità, perché se non c'è questo non c'è pastorale. E allora la pastorale è da ripensare. È da ripensare. Non si può più tollerare che a fare catechismo
Ovviamente ai ragazzi di, ho studiato che dagli 8 ai 9 anni il bambino è nell'età più capace di assorbire il Vangelo, la figura di Cristo, di essere incantato dalla narrazione. È una carta assorbente, diciamo così, è veramente aperto. Ecco. E talvolta mettiamo lì delle persone che non hanno mai letto il Vangelo, che non hanno risolto i problemi della loro vita, che non hanno, no, i sacerdoti che non fanno più catechismo direttamente. Ma chi aiuta a pregare? Il Santo Padre giustamente ha richiamato la direzione spirituale, l'accompagnamento spirituale, perché è da persona a persona che è nata la fede tra Gesù e gli Apostoli e successivamente. Mica passa per i rami delle piante o dei boschi, passa da una persona che testimonia una persona, la persona del cristiano che testimonia la persona di Cristo, il ministro che attesta la presenza del Cristo vivente oggi in mezzo a noi, perché non è partito dalla terra, sta alla destra del Padre ma opera nella Chiesa e opera in ciascuno di noi e contrassegna ogni momento della nostra vita. Allora questa attività pastorale va potenziata in tutto, ma va portata senza riduzionismi anche ai problemi della vita, della corporeità, che è il fondamento, l'embrione. E una volta un ecclesiastico mi disse: ma che se tutta questa storia che voi fate sempre con st'embrione, non potete cambiare parola? Beh sì, forse è meglio chiamarlo figlio, ecco, figlio. Ma è un figlio, eh? È un figlio, ma, se non, ma lì nasce un figlio e non è una cosa da poco. E quindi la protezione, l'attenzione della scienza medica, delle specialistiche e di tutta la società per la famiglia e per lui deve essere suprema. È la sorte, è il futuro, è l'avvenire, e vale quanto vale il figlio di Dio fatto uomo, perché se vogliamo trovare un valore commisurante è quello. Allora questa coscienza va portata anche sui valori della corporeità, sui valori dell'affettività, sui valori della sessualità. Se succede questo tra la gente adesso che si sta, oggi i vescovi riferivano che diverse nazioni dell'America Latina all'improvviso diverse nazioni hanno sancito l'uguaglianza del matrimonio, paritario valore tra eterosessuale e omosessuale, insomma, confondendo questa situazione. Ma chi è che ha il potere di cambiare le cose così, di cambiare il corpo umano, di renderlo non più complementare, la corporeità non più iscritta nella complementarietà, nella coniugalità, nella donazione di sé, nella procreazione? Mica le abbiamo fatte noi queste cose, mica si possono cambiare con un decreto di un Presidente della Repubblica o di un Parlamento. E il rispetto della corporeità vuol dire il rispetto della persona, le forze, le capacità, le aspirazioni della totalità, l'andare verso la pienezza della vita, bisogna andarci attraverso la voce scritta nella natura. Allora tutto questo non va tralasciato, non va omesso, ecco, fino a raggiungere la meta della vita, che è l'escatologia, di cui noi non parliamo mai. Siamo ben convinti che quando nasce un bambino o si concepisce è per l'eternità, è il forever, quello non è per l'eternità, che quella gioia, quel mistero che sentono i genitori, quella trepidazione che sentono dentro di sé, che dice: beh, un'esperienza che non si racconta, è difficile raccontarla, perché c'è qualche cosa, c'è il mistero, c'è una vita che non tramonterà più, c'è una pagina di storia della salvezza che sarà scritta lì, e in ognuno di noi sarà scritta una pagina della storia della salvezza, perché ognuno di noi ha una posizione, una,
un posto da portare, un compito da eseguire. La vita si deve ripresentare nella sua totalità, nella sua verso la sua pienezza, nel suo cammino e nella sua integralità, con un approfondimento naturalmente di tutta la catechesi, con la preparazione di tutti, di coloro che devono amministrare la parola di Dio, di quelli che devono dare la formazione ai formatori, ecco, perché non è un allevamento, un addestramento, la formazione e maturazione della coscienza. Bisogna che spendiamo di più nella formazione dei formatori, ecco. Modestamente ho creato una fondazione, chissà se ci riesco a far qualcosa qui a Roma, ma un po' a servizio non solo del vicariato ma di tutta la Chiesa italiana, per creare un centro di formazione dei responsabili degli adolescenti, responsabili della catechesi. Devono passare per corsi qualificanti, per esercizi spirituali, per una scuola di spiritualità che li renda capaci. Senza una pastorale di questo tipo, io credo che il problema degli sposi, della vita, non ha un supporto sufficiente. Dobbiamo ricominciare da dentro la Chiesa, unificando tutta la Chiesa, preti e laici, in una consapevolezza più forte di quello che è il nostro, la nostra opera salvifica, la nostra responsabilità con il dono della salvezza che Cristo ha messo nella Chiesa stessa. Faccio un passo avanti. Quali sono i poli dell'azione pastorale, di una pastorale della vita? Di una pastorale della vita, che potrebbe essere la pastorale tout court, però sottolineando anche la vita fisica, la vita affettiva. I poli sono tre, secondo gli studiosi. Il primo è teologico, lo indicano con la parola greca Christos, Cristo. Cristo vuol dire Gesù, morto e risorto e vivente. Quando gli apostoli predicavano, come testa degli atti, Gesù è il Cristo, voleva dire Gesù di Nazareth è risorto, è vivo ed è presente, accanto al Padre e nella Chiesa. Gesù è il Cristo, era il credo detto in una parola sola, Christos, e lui la sorgente. Lui non è che consegna la grazia, la sua grazia e la salvezza ai suoi rappresentanti e gestitela come vi pare, no, parte sempre da lui. Se è Paolo che battezza, è Cristo che battezza. Se è il sacerdote X che assolva, è Cristo che è lì presente che assolve. Io qualche volta mi sforzo di dire, quando vedo specialmente arrivare penitenti un po' distratti che vengono o dal mercato o dalla campagna, che sono lì per fare la confessione per abitudine, mi fermo un momento e dico, ecco, ci mettiamo davanti al Signore Gesù Cristo, che è presente in questo momento in modo particolare, perché è presente sempre nella Chiesa, ma quando si danno i sacramenti è Lui che assolve. Intanto risvegliare che non sono io, è Lui tramite noi due, la sua preghiera è quella del ministro, ma da partire da Cristo si fa il sacramento. A partire da Cristo si fa la parola di Dio. La parola di Dio, quando la si annuncia, Cristo la vivifica, Cristo l'accompagna, a condizione che noi la presentiamo come Lui l'ha detta, nel senso che Lui l'ha detta, non la strapazziamo e non la equivochiamo, ma la predicazione, la teologia della predicazione dice che la predicazione della Chiesa è accompagnata dalla grazia fidei, che promana da Cristo. E il Cristo esercita la sua azione salvifica nunc et semper, tutti i giorni, su tutta la Chiesa e su ciascun soggetto che dona e che riceve. È sempre Lui la fonte.
dice anche in Ezechiele, prenderò io cura delle mie pecore, sarò io il pastore. Quindi via tutti quelli che non sono mercenari, farò io il pastore. Ego sum pastor bonus, poi lo dice Giovanni, capitolo 10, è Cristo il pastore che continua a pascere su greci, tramite tutti i pastori e tutta l'azione pastorale comprensiva, quella del laicato che è importantissima per la santificazione delle realtà umane, famiglia, chiesa, educazione, eccetera, eccetera, scuola, educazione, eccetera. Quindi tutta questa azione promana da una centrale, Cristo, il quale la esercita con il munus propheticum, quello della parola, con il munus sacerdotale, quello del sacramento, si offre e in questa offerta Cristo prende le nostre vite, le nostre sofferenze e le offre al Padre e porta a noi l'amore del Padre, la sua misericordia e i suoi doni. L'azione sacerdotale continua, sempre vivens ad interpellandum pro nobis. Il munus regale, cioè guida attraverso la sua chiesa, i pastori e le responsabilità suddivise anche attraverso tutti coloro che si sintonizzano sull'onda educativa cristiana. Egli è il capo, è la guida e dice che non permetterà che qualcuno prenda la guida della chiesa e la butti a mare. C'è l'indefettibilità e l'infallibilità, ha garantito Cristo, perché è lui il capo della chiesa. E quella di il Papa è ministero petrino, è vicario, ma non è il sostituto di Cristo. Cristo non si fa sostituire, è lui. Il munus profetico, il munus sacerdotale, il munus regale è continuamente nelle mani della Chiesa e deve essere espresso, deve essere detto. Io non vi vendo cose mie, io non vi vengo a parlare di me. Quante volte si sentono purtroppo anche dei nostri confratelli che fanno l'elogio di se stessi dall'altare, mi fa ridere, è Cristo che deve comparire e loro, noi ci dobbiamo tirare in secondo piano, parliamo a nome di, e parliamo cercando di far trasparire Lui, la sua parola, il suo pensiero, il suo affetto, la sua amicizia, il suo compromesso con i fedeli. Vi vuol bene. Questo ve lo dico a nome suo, ma non sostituiamo Lui, perché è Lui che agisce. Allora, Cristo, profeta, sacerdote e re, che partecipa alla sua missione profetica, alla sua missione sacerdotale, alla sua, in diversi gradi, in diversi modi, in diversi ministeri, in diversi doni, a tutta la comunità, perché questa fonte sia larga, sia continua, sia a gettito continuo, sia brillante, sia convincente, sia avvincente. Questo bisogna far riscaturire nella nostra comunità cristiana. E allora questo è il primo punto. Quando uno viene nominato parroco e va lì, adesso io cosa devo fare? Comincia a pensare alle iniziative. No, tu vai lì per far sì che Cristo la gente lo senta, lo veda, lo ascolti parlare, lo senta agire, gli entri nel cuore, si innamori e si avvinca, impari a pregare, impari ad aprirsi a Lui. Questo è il programma. Dopo le iniziative verranno dopo. Come si fa ad avere una classe di catechismo e farla arrivare alla prima comunione, non essersi mai inginocchiato con loro, il parroco a dire preghiamo insieme, sapete pregare? Vediamo, cosa diciamo oggi a Gesù? Deve mettergli in bocca le parole, i sentimenti, cercare di interpretarle, cavare fuori i sentimenti. Le mamme qualche volta lo fanno, quelle veramente cristiane, incominciano a suggerire le parole da dire a Gesù. Ecco, ho visto una volta in America Latina, mi ha commosso, cioè, nel Guatemala c'è una grande miseria, grande insicurezza, c'è un grande crocifisso nella cattedrale che sta su in alto, ci si sale con una scala. E allora c'era un padre che, tenendo un bambino per le mani, si metteva lì, poi appoggiava la testa sui piedi del crocifisso e al bambino diceva, suggeriva la preghiera, stava lì un quarto d'ora, un papà. È un'immagine che non mi dimenticherò più, perché imparava a parlare con Gesù, imparava al bambino chi era quello messo in croce così, piantato in quel legno,
Ecco, questa apertura del cuore e questo aiutarli a dialogare, a sentire, penetrare la presenza di Cristo in sé. Cristo, Cristo vivente e vivo, vivo e vivente, attivo nella Chiesa. Ai nostri bambini dobbiamo inculcargli: ti vede sempre, ti ama sempre, ti aiuta sempre, non ti lascia mai. Quando vai a scuola, quando torni a casa, quando... Però diciamogli grazie, diciamoglielo insieme, preghiamo adesso, finita la lezione, preghiamo insieme. Il parroco per primo è il padre spirituale di quella comunità. Non può lasciare che vadano a fare la prima comunione senza che lui gli abbia passato una parte dell'anima sua. Che paternità spirituale è? Senza avergli quindi innamorati anche a tornare, a confidarsi, a sentire il parroco come l'interprete della volontà del Signore e il maestro spirituale dei momenti difficili della vita. L'altra parola molto importante, l'altro polo dell'azione pastorale è lo chiamano il kairos, cioè il tempo opportuno. Il tempo opportuno. Voi sapete che gli studi biblici, chi fa greco biblico ricorda bene, c'è il Cronos, il tempo come quello che pensavano i pagani, il tempo fatto di mesi, di settimane, di giorni, che scorre uniforme, si ripete, si cicla, ecco. E c'è il Kairos invece è il tempo verticale, non quello orizzontale, quello verticale, cioè il momento opportuno in cui Dio interviene. Allora bisogna trovare il kairos di ciascuno di noi, della gente che abbiamo, il momento opportuno per dire la parola giusta, fare l'invito giusto, dare il dono di Dio adatto. Quindi conoscendo la situazione psicologica, conoscendo la situazione sociologica, studiare i momenti di emergenza. L'emergenza educativa è il kairos di oggi. Quello sulla famiglia, quello sulla vita, ma anche quello che della giustizia sociale, del lavoro da procurare, eccetera. Tutti questi kairoi devono essere fatti sentire. Questo è il momento opportuno in cui il Signore ci aspetta e aspetta la nostra risposta. Quando si tratta di fare certe scelte, ti sei fidanzato, ti sei fidanzata. Ecco, un momento, è un kairos. Vuol dire che ti chiama a prendere coscienza di che questa ragazza, innanzitutto, appartiene a Dio, la creatura sua, se la messa vicino, per interrogati sul modo con cui ti avvicini, con cui la pensi, con cui chiedi di impegnarla e per cui vuoi servirla. Non è roba tua, non è per il tuo divertimento, è il kairos di Dio. Il momento della salvezza è questo, quello che e guardando la società, i kairoi, i bisogni urgenti, indilazionabili sono molti, sui quali quindi la comunità cristiana si interroga, nella comunità diocesana ci si interroga, si fanno i programmi, ma anche per ognuno, per ognuna delle vite che ci vengono affidate c'è il kairos, il momento. Se a quel momento lì non gli avessi detto quella parola lì, quella persona ti avrebbe girato le spalle per sempre. Se quel malato non fosse andato mai a trovare, è il kairos, è il momento opportuno che non si deve. E allora che faccio oggi che il tempo è cattivo, che non mi va di lavorare, che mi varrebbe di fare una bella passeggiata in montagna? Qual è per molta gente invece l'attesa nei tuoi confronti? Questo vale per i genitori, vale per gli insegnanti, il kairos. E questo comporta anche dello studio, perché conoscere la psicologia
Ecco, l'adolescente, faccio parte di un gruppo di persone a Milano, di un'istituzione universitaria che vogliono studiare a fondo l'adolescenza, e mi hanno fatto indegnamente e anche sorprendentemente direttore della ricerca, ma l'adolescente è un mistero, va alla ricerca della sua identità, di farsi un io, una personalità, di darsi una sicurezza interiore, un'unità intima tra tutte le sue forze. Chi lo aiuta? Chi ci pensa che non ci pensa nessuno? Battegli davanti al televisore, non lo aiuta. E allora va nel gruppo per trovare esemplari, gente che la pensa come lui o gente con cui possa identificarsi. Ma quale gruppo? E quali sono i gruppi che possono così fare sintonia con la legge della pienezza della vita? Dunque c'è da studiare. Non è uno scherzo fare il pastore. Non è. C'è tra noi sacerdoti, talvolta, consentitemi questa confidenza, anche se qui i sacerdoti sono in minoranza, sono pochi presenti forse in mezzo a voi, ma lo dico, è come se i medici volessero fare tutti gli specialisti della chirurgia e quindi i super scienziati, gli allievi premi Nobel. Invece il medico vero è quello del territorio, è quello che va nelle famiglie. L'ambizione dovrebbe essere: voglio andare lì, se sono medico, per aiutare le persone. Quello che lo fa con più vastità, padre, figli, tutta la famiglia, la generazione, l'altra generazione. Ecco, questa capacità quindi di comprendere, di studiare dove accadere il tempo salvifico, dove si deve presentare, come si deve presentare. E il terzo momento è la prassi, la metodologia, il programma. Su questo non mi posso dilungare, il programma, perché bisogna fare un programma nell'anno per le varie categorie, per la stessa pastorale per la vita, bisogna fare un programma. Io lo accennavo, bisogna che facciamo un programma globale. Finisco proprio con questo appello, perché non voglio scendere a tanti dettagli e non voglio tediarvi. Bisogna che facciamo un programma globale sulla vita. Mettere insieme quei 4-5 punti, uno per volta, metterci degli anni, se ci vuole, ma che sia corale, penetrante, sinergico. Non possiamo continuare a dare soltanto, a respingere la palla quando ce la battono, viene fuori un problema e noi lo respingiamo, una frase contro un'altra frase, una polemica contro un'altra polemica, così non si muove la storia. Bisogna fare anche quello, ma non è questo. L'azione lenta, programmata, per arrivare a mete precise. Vogliamo cominciare a ottenere, per esempio, il rispetto dei cadaveri, dei feti abortiti nelle cliniche e dire non più, questo non è più rifiuto ospedaliero, non si butta tra i rifiuti, si deve seppellire perché è creatura umana. E diciamo così, questo è un punto che il 25 marzo metteremo a fuoco, perché tutta Italia si faccia così intanto, uno. Ma ci sarà da correggere la legge 194, perché quella non si deve correggere? Perché se anche non si può buttare via tutto, almeno un pezzo per volta, finché diventi una legge per la vita e non contro, perché diventi a favore, a sostegno della maternità e non contro la maternità. Cioè, bisogna fare quei 3 o 4 punti da portare avanti, ma sinergicamente e ineluttabilmente e coralmente e con tutti i sentimenti. Un piano che sia pastorale, vissuto così nella Chiesa, poi sul piano politico ci saranno i politici a fare i loro piani, le loro battaglie, le loro traduzioni, le loro mediazioni, ma dentro la Chiesa ci vuole un piano.
non chi sì e chi no, chi poco e chi niente, chi fa il silenzio, chi fa il dissenso. No, ci vuole un piano, e non soltanto un piano di risposta per dire no, ma propositivo, che faccia vedere tutta l'ampiezza, la bellezza della vita, che, davanti a Dio, davanti a Cristo, davanti al dono salvifico, davanti all'avvenire, davanti alla storia, mettendocela tutta. Io credo che dobbiamo cavarci questa soddisfazione prima di morire, di metterci d'accordo per dare al dono della vita tutta la nostra capacità intensiva e attiva di sostegno e di vivificazione. Grazie. Mi devo scappare. È per domani, mi ricordo per domani. Grazie Eminenza per questo magistrale intervento. Avete notato e la consonanza e la complementarietà, perché la vita è fatta di profezia e di cammino. È piaciuto anche in particolare quel fatto che la corporeità della nostra esperienza è, cioè che il nato è corpo e che l'intuizione del cuore lo fa, definisce figlio poi. Poi ho notato, mi è piaciuto molto anche questo, ho pensato che l'incrocio poi fra il dogma, fra questo inginocchiarci noi ad una verità che non possediamo noi, che non fabbrichiamo noi, che non costruiamo o definiamo noi, ma che ci inonda, che ci viene dall'alto, no? E che appartiene anche alla Chiesa docente, ma anche al popolo di Dio, la Chiesa come popolo di Dio, quindi anche a tutti i battezzati, quindi anche a noi, si incrocia fatalmente poi con il cammino umano, proprio per il fatto che è Dio stesso che si è impegnato lì. Cioè l'obiettivo fondamentale non è quello di passare, perché Dio non ha fatto così con l'umanità, mandandogli sopra un giudizio, un biasimo, una imprecazione, una condanna, un castigo, una... ha mandato la salvezza. E quindi l'obiettivo per noi, fra il dogma di ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, e il cammino umano, cioè la parte pastorale dell'incontro con la realtà concreta, porta dentro di sé questo obiettivo che è la salvezza, la nostra opera deve incamminarsi là. Anche di questo aspetto, di questo taglio pratico e quotidiano, noi ringraziamo vivamente Sua Eminenza il Cardinale Sgreccia. Così solenne dell'incontro di stasera, che è l'assegnazione del Premio Europeo per la Vita, Madre Teresa di Calcutta, scusateci un po' d'affanno perché ho corso per arrivare. E siccome è una cosa importante e solenne, ho voluto scriverlo. È un po' la motivazione. Il Premio Europeo per la Vita Madre Teresa di Calcutta è stato istituito nel 2008 su iniziativa del Movimento per la Vita Italiano in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tale anniversario è celebrato ogni anno, in particolare nel Parlamento Europeo, che ha istituito un riconoscimento per chi ha acquisito meriti notevoli nella promozione dei diritti umani nel mondo. Si tratta del premio Sakharov, iniziativa certamente meritevole di lode, che peraltro dimentica costantemente il diritto alla vita. Purtroppo si deve, anzi, dolorosamente constatare che sul piano internazionale è in corso il tentativo di proclamare addirittura l'aborto come diritto umano fondamentale. Sua Eminenza lo sa bene. L'Europa non è giunta ancora a tanto, ma la sua dichiarata volontà di servire i diritti umani, il Trattato di Lisbona, tanto celebrato, l'articolo 2, dichiara che il fondamento dell'Unione Europea è la dignità umana e il rispetto dei diritti dell'uomo, nonostante questo non sa parlare del più importante fra tutti i diritti umani, quantomeno tace nelle ipotesi più favorevole, perché altre volte è negato. In tal modo, come ha scritto Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae, tutta la cultura dei diritti umani giunge ad una svolta dalle tragiche conseguenze, perché non essendo più riconosciuto il soggetto titolare dei diritti umani, l'uomo appunto, come dice il Papa, specialmente nelle fasi più emblematiche della sua esistenza, come sono il nascere e il morire, anziché difendere la vita,
la dottrina dei diritti umani la opprime. Emerge così la questione antropologica, la quale in definitiva propone la domanda sul soggetto titolare dei diritti umani. Chi è l'uomo? E qual è il senso? E qual è l'estensione della sua dignità? E quali sono le conseguenze del principio di eguaglianza? In questa situazione il Movimento per la Vita Italiano, a partire dal 1986, cerca di introdurre nelle istituzioni europee la questione antropologica, utilizzando tutti i possibili spiragli che si possano aprire, anche attraverso un concorso annuale lanciato in tutte le scuole medie superiori e nelle università italiane, che propone una riflessione sul rapporto tra valori non negoziabili e l'Europa. Come voi sapete, ma lo sa anche lei, Eminenza, ormai sono più di 1 milione i giovani che hanno partecipato a questa iniziativa. Sono circa 7.000 i giovani che anno dopo anno sono stati selezionati a livello regionale, hanno partecipato come premio ad un seminario a Strasburgo, seminario annuale, negli ambienti del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa. Dopo la caduta del muro di Berlino, in collegamento con il quarto concorso giovanile, fu donata al Consiglio d'Europa una grande scultura bronzea, opera del maestro Sauro Cavallini, denominata Inno alla vita. Essa rappresenta una famiglia i cui figli vengono protesi verso l'alto da un gruppo di persone dal cui centro si sprigiona l'unità del gruppo. E qui mi hanno però... Ecco. Sulla base dell'opera è scritto che l'amore sia la speranza dell'Europa. Questo gruppo bronzeo, inizialmente collocato all'esterno, nel prato che precede il Palazzo d'Europa, donato da noi, Movimento per la Vita, al Consiglio d'Europa e al Parlamento Europeo, è stato poi reso meno visibile, trasferendolo in un giardino dove bisogna andare appositamente, altrimenti non si vede. Allora noi abbiamo deciso di indicare come segno della nuova iniziativa, il Premio Europeo per la Vita Madre Teresa di Calcutta, una riproduzione di questo simbolo perché si veda e si conosca. La denominazione del premio con riferimento alla piccola suora albanese, Premio Nobel per la Pace, proclamata presidente onoraria di tutti i movimenti per la vita del mondo, non ha bisogno di spiegazioni. Il premio vuole essere anch'esso, come il concorso giovanile e come l'opera del Cavallini, un richiamo al valore della vita rivolto a quanti operano per costruire l'Unione dei Popoli Europei, da pensarsi non solo come integrazione economica, ma anche come unione ideale collegata con le radici cristiane del nostro continente. Il conferimento del premio in occasione dell'anniversario della Convenzione Universale sui diritti del fanciullo, 20 novembre 89, è domani l'anniversario, accentua il suo significato simbolico. Nella sua prima edizione il premio fu assegnato a Strasburgo alla memoria del professor Jean Lejeune, che si può considerare il fondatore della genetica e che è stato il primo presidente della Pontificia Accademia per la Vita. L'odierna attribuzione del premio del riconoscimento al cardinale Helios Greccia è in perfetta linea con la storia fin qui riassunta. Helios Greccia è il fondatore della bioetica personalistica ontologicamente fondata. Si deve a lui la costituzione in tutto il mondo di ben 45 centri di bioetica. Egli è stato successore alla presidenza dell'Accademia per la Vita del professor Lejeune. Dovremmo avere a disposizione molto più tempo per leggere il suo lungo curriculum. Mi limito però perciò a ricordare soltanto la pubblicazione nel 1986 del suo primo manuale di bioetica, ora credo che siano diventati 3 volumi. Due ancora, ma il terzo è in costruzione? No, ancora due, no, bastano due. Due da 1000 pagine ciascuno. Il primo manuale di bioetica, un testo fondamentale tradotto in molte lingue ed edito diverse volte. L'indagine speculativa di Sgreccia, attingendo alla storia del pensiero occidentale a partire dall'epoca classica, ha concentrato lo sguardo sull'essere persona. Di qui la costituzione nel 1992 dell'Istituto di Bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Cattolica di Roma e il fiorire degli altri centri nel mondo. Dal 1990 egli è membro del Comitato Nazionale per la Bioetica e dal 2004 è presidente delle fondazione Ut Vitam Abeant e dell'associazione Donum Vitae. Vice direttore della rivista Medicina e Morale, egli ha pubblicato oltre 400 lavori su riviste italiane e straniere. La laurea honoris causa gli è stata conferita da varie università del Messico, del Cile e dell'Argentina. Proprio domani egli sarà nominato cardinale da Benedetto XVI in riconoscimento della sua generosità e della sua dedizione al servizio della Chiesa. È una fortunata coincidenza il fatto che oggi, nel conferirgli il premio, possiamo anche formulare le nostre felicitazioni, i nostri auguri per la nuova responsabilità ecclesiale. Il Movimento per la Vita Italiana ed io personalmente esprimiamo il nostro affettuoso grazie a Donelli. Questo è il modo semplice con cui egli a lungo si è fatto chiamare. E dicendo Donelio noi sentiamo di essere più affettuosamente espressivi. Lo ringraziamo, diciamo grazie, per la vicinanza che egli ci ha sempre dimostrato, particolarmente con il sostegno delle nostre opere e con il consiglio competente, prudente e autorevole nei momenti delle scelte più difficili. Grazie Donelio. Non possiamo materialmente consegnare in questo momento l'opera a Donelio, che è quella che vedete qui alla mia sinistra, perché credo che pesi mezzo quintale, ma gliela faremo avere, piazza del Sant'Uffizio 11, gliela faremo avere e credo che senz'altro Donelio, il cardinale Sgreccia, si ricorderà sempre di noi. Veramente grazie e se ci vuoi dire una parola. Vi ringrazio di questo. Vogliamo andare lì che forse è più solenne. Sì. Io vi ringrazio di questo dono che non meritavo, così vistoso, così solenne, in un'occasione, per una circostanza, un richiamo così forte. Vi ringrazio di questa serata, mi scuso di non poter ascoltare le testimonianze che poi sono il succo concreto che noi provochiamo con tanti impegni durante l'anno a tutta la famiglia dei centri di aiuto alla vita. Per esigenze di carattere di salute devo trovarmi in orario a casa. Vi ringrazio e spero altre volte di poter essere di qualche aiuto se la salute me lo permetterà. Le circostanze lo consentiranno. Grazie. Prima di farti accompagnare a casa insieme all'opera,
consentimi, a nome di tutto il Movimento per la Vita, di chiederti, o sto dando del tuo cardinale, di chiederle, Eminenza, di chiederle, di portare all'interno della Chiesa, di cui cardinali, Chiesa universale, di cui cardinali sono l'espressione più alta, il rosso che significa la capacità di sacrificio per la Chiesa fino allo spargimento del sangue, mi pare che questa voglia dire. Ecco, la nostra nuova, confermata devozione. Noi siamo sempre stati assolutamente fermi, senza mai un tradimento, senza mai un'eccezione, senza mai un compromesso nell'affermare il principio della vita umana, del suo valore, con una radicalità decisiva che si esprime oggi, secondo noi, nell'affermazione pura, semplice e elementare che tutti gli uomini sono uguali dal concepimento alla morte naturale. Su questo assicurare alla Chiesa universale il nostro impegno, e sappiamo anche, che ce l'ha insegnato Giovanni Paolo II, che questa idea dell'eguaglianza massima e quindi sempre uguale degli esseri umani, che è idea cristiana, Gesù è tornato lui, è l'uomo esemplare della vita umana, la propria vertice massima, tocca l'infinito, ma è una idea laicissima perché nasce dalla storia, che è una storia contrassegnata, nonostante tutto, da un modo verso il bene che è sospinto dall'idea della divinità umana, che ha già liberato gli schiavi, ha liberato i neri, ha liberato gli indios, ha liberato la donna, oggi deve liberare l'uomo delle fasi più emblematiche della sua esistenza, della sua specificità esterna, della sua rinascita umana. Su questo noi siamo pronti e sappiamo però che questa strada deve essere perseguita con la preghiera. Per questo non so se tu avrai la possibilità di ringraziare il Santo Padre per avere richiamato e invitato l'Episcopato di tutto il mondo alla vela di preghiera all'inizio dell'Avvento. Noi saremo presenti. Io ho già assicurato che con chi vorrà venire nella giunta esecutiva sarebbe in San Pietro che staremo insieme a Santo Padre. Vorremmo che questa preghiera che Giovanni Paolo II alterne l'Evangelio Vitae e Vocale come grande preghiera, vorremmo che fosse veramente, come del resto ci ha insegnato nella lezione che ci ha svolto, fosse veramente il pane quotidiano di tutte le nostre parrocchie, tutti i nostri sacerdoti, costante, continua, e come si spiegava nel tempo della grande guerra, mia madre che faceva ogni giorno, ci faceva per numerosi famiglie, pregare un giorno per la pace, così bisogna ogni giorno pregare per la vita. E questa è una strada. E l'altra strada è certamente quella che... Io lo so, la mia vita cambierà, perché credo ancora nella verità. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi. Ti hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. L'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso.